relativamente alle crisi di governo susseguenti, e indipendentemente da quanto abbiamo finora detto nei video che ci hanno preceduto, vorrei leggervi un paio di articoli che ritengo estremamente interessanti, l'uno riguardanti gli aspetti geopolitici della crisi di governo, che mi sembra essere molto importanti. Ciao! E l'altro riguardante gli aspetti di mancanze istituzionali che tranquillamente personaggi che ritengono di rappresentare la dottrina politica italiana invece esprimono le loro opinioni come meglio gli aggrada, indipendentemente dalle norme di riferimento. Parliamo di un articolo che è stato pubblicato il 25 agosto, cioè domenica, su La Verità, e questa cosa per me è molto importante, poi tu, man mano che io vado avanti, fai il tuo commento. L'ultimo elemento di riflessione in casa leghista ha a che fare con la dimensione geopolitica della crisi. Era prevedibile tutto un certo mondo a guida franco-tedesca o di matrice culturale Dem producesse veleno contro Salvini. Le parole di ieri pro Giuseppe Conte del solito Donald Tusk o l'improprio endorsement ai giallorossi di Nancy Pelosi, nomi che noi conosciamo perfettamente, esprimere l'opinione dell'antico sistema di potere statunitense, quello che si è sempre strutturato gestendo come fossero burattini gli elementi del PD, ne sono stati solo le ultime prove. Ma è interessante la divisione che si è prodotta anche tra i più autorevoli giornali economico-finanziari mondiali. Economist e Financial Times, testate basate in UK, ma assai sensibili a Bruxelles e all'asse Parigi-Berlino, si sono schierati contro il voto e contro la Lega. Ma l'americano Wall Street Journal, il quotidiano più autorevole del mondo, si è espresso per il voto, in ultima analisi anche per Salvini, contro i mandarini dell'Unione Europea e soprattutto per la priorità di un robusto taglio di tasse e di un vero rilancio dell'economia. Financial Times, ricordiamo. I tedeschi pensavano che fare le scarpe all'Italia sarebbe stato un vantaggio per loro, Hanno capito che le macchine tedesche, gli apparati tedeschi e le strutture tedesche gliele compriamo noi per un terzo in Europa, esatto, anche più di un terzo in Europa, esatto, e quindi hanno fatto harakiri. Certo. È qui il cuore del confronto, a un livello ben superiore rispetto ai tatticismi di palazzo, alle dichiarazioni di giornata e alle umanissime, ma un tantino misere, speranze di conservare stipendio e mutuo in banca da parte di qualche centinaio di deputati e senatori. Chiaro, amici? Cercate di capirlo. Sono contento se cade il governo, perché non fa in tempo a raggiungere 2 anni e 6 mesi l'amico Francesco. È quello che non faranno. Capito? Non lo faranno per questa ragione. Allora, poi c'è un bellissimo articolo di un magistrato, che è un magistrato molto intelligente e soprattutto non inserito in certe logiche di potere,
che si chiama Agostino Carrino. Il titolo dell'articolo è «I costituzionalisti da Bagnasciuga prendono per i fondelli il paese reale». Ve lo faccio vedere il titolo, eccolo qui. Ed è molto importante perché questi cianciano dalla mattina alla sera, ignorando quelle che sono le norme fondamentali della nostra Costituzione, ma anche le nostre leggi pratiche. Accadono così episodi anche simpatici, come quando si scopre, a proposito del voto in quarta lettura della legge di revisione costituzionale, che il nostro sistema è diventato improvvisamente presidenzialista, o meglio, di altra forma finora ignota, sicché se il Presidente del Consiglio, nella fattispecie Giuseppe Conte, dovesse rimettere il suo mandato nelle mani del Capo dello Stato, il 20 agosto, dopo le sue dichiarazioni al Senato, il 22 la Camera dei Deputati non potrà votare in quarta lettura la legge perché i lavori del Parlamento si interrompono. Si è spesi, certo. Quindi si interrompe tutto. Questa gente non sa nemmeno questo. Ovvero, che fanno i parlamentari? Se ne vanno in piscina? Alla faccia dell'articolo 61 della Costituzione, che invece dice: finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Certo. Tutti i poteri previsti dalla Costituzione, compreso il potere di revisione, se questo è stato iniziato, e tanto più se esauribile in poche ore. Siamo o non siamo una democrazia parlamentare? O il Parlamento serve solo, anche se di fatto è così, ad approvare le decisioni prese altrove e quindi, in mancanza di un governo nel pieno delle sue funzioni, anche il Parlamento ne segue le sorti in barba all'articolo 61? Vedete, cari amici, che i vari arzigogoli relativi alla crisi di governo, per cui una massa di teste di cazzo assolutamente prive di conoscenze di carattere giuridico, giudiziario, politico, politichese, spara le peggiori sentenze sentendosi autorizzati a qualsiasi comportamento, perché semplicemente perché, ignorando le norme costituzionali, pensano che certe cose, una volta che avvengono, avvengono come quando ci sono i giochi dei bambini. Quando i giochi dei bambini finiscono, perché a un certo punto qualche bambino si litiga con qualche un altro, finisce tutto e tutto a piangere dalla mamma. Non è così. E in effetti anche per le Camere si è arrivati a parlare di ordinaria amministrazione, qualificazione che invece vale per il governo solo dopo che il Presidente ha accettato le dimissioni e non certo per il Parlamento, anche se è evidente che i Presidenti delle Camere non possono per prassi fingere che nulla sia accaduto e non prendere atto all'inizio della formalizzazione della crisi in soldoni. Sta tutto nelle mani del Presidente della Camera e dei Capigruppo, che possono decidere benissimo di procedere alla votazione quando pare loro più opportuno e possibile. Ma se noi abbiamo dei Capigruppo che sono delle teste di cazzo, se noi abbiamo il Presidente delle Camere che era meglio se faceva il bagnino, porco Giuda, perché anche per fare il bagnino bisogna essere capaci. No, bisogna averci il patentino. Oltretutto. Lui è il venditore di mozzarelle agli stadi. Se non sanno questo, perché ci vuole la cultura? Per il sistema politico democratico o stronzo che sia. Perché devi saper leggere, per Dio. E devi sapere coordinare. Dice, uno dice, ma ci sono i consulenti del Parlamento, ci sono i consulenti della Presidenza. Ma se non li sai convocare, stronzo. Testa di cazzo, stronzo.
se non sai chiedere il consiglio del consulente, che cazzo fai? E ancora, un altro costituzionalista sorpreso su qualche spiaggia esotica. Ci insegna che una volta modificati definitivamente gli articoli 56 e 57 della Costituzione, sempre quelli sul numero dei parlamentari, è impossibile indire nuove elezioni politiche. Non l'ho neanche preso in considerazione, talmente idiota. Volevo fare una querela, poi ho detto lasciamo perdere. Prima di 8-10 mesi, c'è scritto qui, per quello lo voglio leggere. È impossibile indire nuove elezioni politiche prima di 8-10 mesi per dare tempo a chi volesse di chiedere il referendum, poi indirlo, celebrarlo e cambiare la legge sui collegi elettorali. Già siamo partiti. Come stanno le cose? Se loro, tu hai visto, ho mandato già in circolazione la comunicazione del fatto che stiamo per organizzare il comitato per l'indizione del referendum. Certo. Quindi dove cazzo vanno? Sono un branco di teste, dica. Io guarda questa gente qui. Ma prima o poi qualcosa succederà, ma non sarà quello di prenderli per le orecchie come si faceva una volta per i bambini discoli a scuola e parlare in giro con un palo così nel culo, che a molti piacerà sicuramente, a incominciare da Luigi Di Maio, ma altri potrebbe dispiacere. Come stanno le cose? Che si tratti di un pretesto lo dimostra un'osservazione di buon senso. Se nel momento in cui la riforma entrasse in vigore, per approvazione popolare in via referendaria o per mancanza di richiesta referendaria, perché c'è anche la mancanza di richiesta referendaria, se non fai la richiesta referendaria mi pare ovvio che il Parlamento vigente, attenzione, questo è un grande costituzionalista, Agostino Carrino, il Parlamento vigente, in base agli argomenti addotti da costoro, sarebbe immediatamente delegittimato avendo un numero di parlamentari superiori a quello previsto dalla Costituzione novellata. Ma vi rendete conto? Ma io penso di parlare ai nostri amici, quelli che ci ascoltano, in quanto intelligenti. Ma vi rendete conto in che cazzo di paese viviamo? I ragionamenti di costoro, di regola teorici, del compromesso storico Renzi-Grillo e tutto il resto, vanno a finire ovviamente a Remengo, ma quello non ci interessa assolutamente. C'è una frase che mi è piaciuta molto, di Gianluigi Paragone, che non è l'ultimo venuto, il quale dice: il 4 marzo abbiamo battuto le élite, non possiamo governarci assieme. Questo è un concetto molto importante. Ma se lo sono dimenticato in molte occasioni. Non sanno cosa significa. Quando noi parliamo di cambiamento di paradigma, parliamo appunto di cambiamento di classi dirigenti, perché le classi dirigenti politiche o anche economiche si identificano sempre con una ideologia fondamentale. Quando io dico sì, sono classi dirigenti non politiche ma economiche, non esiste. Una classe dirigente è sempre politica e ideologica. Però se questa classe dirigente comanda in funzione di interessi economico-finanziari ben precisi. Se questi interessi economici vengono a mancare, manca anche la classe dirigente. Inversamente, crollando una classe dirigente perché contestata dal popolo, viene a mancare anche la legittimazione dello strumento finanziario. Con questo, cari amici, io vi saluto, ritengo di aver detto quello che dovevamo dire, soprattutto su certe tendenze sessuali di certe persone. È vero Di Maio, è vero Zingaretti, chi conosce le cose vi capisce. Solo, sempre. Ma non è per né per Di Maio né per Zingaretti, eh. Noi siamo fedeli a grandi opinioni. Noi siamo fedeli al Gran Biopiepo. Loro si adattassero con gli amici loro.